parte di questo spettacolo. Poi ci fai un po' di onore di casa che tu conosci meglio, anche il direttore. Vedo in fondo dei ragazzi, a cui c'è. Noi stiamo cominciando. Buonasera. Abbiamo qua degli ospiti, grazie tra l'altro. E allora, come vi cerchiamo un po' di raccontare? Il direttore c'è in tutto ciò? Allora, aspettiamo. Comunque, intanto vi. No, non iniziamo un attimino. Tanto c'è un attimo. Scusa, chi è? No. Buonasera. Allora, vi spieghiamo un attimo come funziona tutto, così intanto arriva magari pure Emilia, arriva anche il presidente, comunque è bello che iniziamo fatto bene. Allora, questa è una sorta di spettacolo che andiamo a fare con voi in realtà, e nascerà da questo progetto che stiamo facendo su Tormarancia. Un documentario girato da Silvia Scipioni e poi una serie di podcast prodotti insieme a Margherita, che è una cara amica, una, diciamo, esperta di radio, che fa veramente radio a livello magistrale. E noi quello che stiamo cercando di fare è di raccontare questo quartiere, questa Tormarancia, questa borgata che stranamente, nonostante sia di fronte a Garbatella, no? Cioè uno dice vada a Garbatella, però Tormarancia un po' ci sta interrogando come mai un posto così bello, poi scopriamo passo passo, anche grazie allo storico Giuliano Marotta, che è un quartiere pieno di storia, piena di una storia tra l'altro crossover, diciamo, sociologica, politica, anche di rivalsa, di così. Ecco, un posto che l'unico posto a cui tenevamo di andare proprio noi personalmente era proprio il Sant'Alessio, perché è una chicca di Tormarancia. Giuliano, qui abbiamo la creme della creme, che è una ragazza a cui vogliamo molto bene, Fabiana. No, Fabiana, tra l'altro, è insomma, cresciuta qui e quindi sarà lei quella che si beccherà l'accollo anche un po' ad aiutarmi a capire un po' come relazionarmi qua col Sant'Alessio, perché come si fa? Come dovevamo farlo secondo te, sto spettacolo? Dovevamo cercare di raccontare Sant'Alessio. Raccontare Sant'Alessio è una storia lunghissima, di puro storico, sa un sacco di Raccontaci cose. le cose proprio da chi ci è cresciuto, poi dopo Io qua ci ho intervistiamo. fatto delle feste, c'era una Ah, social ecco la club qua. festa. Io dentro Sant'Alessio ho dato anche il mio primo bacio. Lo Ah, ecco. ricordavo mentre entravo. In realtà è questo che a noi ci interessa, no? Oggi con voi, poi chi vorrà, chi potrà dirlo e chi no, però in realtà ci interessa proprio il racconto sentimentale. Questo è il posto dove tu mi hai raccontato sempre del bar. Dimmi questa storia bellissima del bar che c'è qua di fronte, che è Che abituato purtroppo c'era il bar di Gigi, che purtroppo si è dovuto spostare a. Lo conoscete per Gigi? sopra. Immagino di sì. È un'istituzione, qualsiasi cieco o cieca che è passata per di qua. Quindi non si dice non vedente, tu Ah, dici. io no, scusa, disabile visivo. Ah, voglio capire, perché io pure faccio parte di Scusate. un'altra minorità e a volte. È Ma bionda. il punto è che È quando ne bionda, fai è bionda, è parte. romana Quando ne fai parte di una minoranza, Esatto, giustamente noi tra di noi ci pianificare. chiamiamo pure handicappati, che dobbiamo dire, cioè, ce l'abbiamo l'handicap, lo noti tutte le mattine quando ti svegli. Diciamo, anche c'è anche una società che in qualche modo con una serie di non attenzioni lo fa notare, Ma che rende disabili non solo chi ha disabilità chiunque, certificata, certo. ma ci sono, cioè, la società fa vivere degli handicap sociali, diciamo, Esatto, no, quello che intendevo, socio-economici. cioè uno in teoria non per forza si sentirebbe handicappato se qualcuno Ah, ma lei non lo può dire, lei non ce l'ha il chi t'ha detto? certificato. Chi t'ha detto? Ah, ok, ah, ho solo quelli con certificato, posso No, dire però solo appunto tu sull'offerta. quindi a Sant'Alessio, ecco, questo ci vogliamo raccontare. Io conosco abbastanza bene San Michele e ho avuto questa sensazione ogni volta che vado a fare degli spettacoli qua di fronte dai vostri amici di fronte. Non so se vi beccate mai, se vi lanciate palle di. No, niente.
bravissima, Coperti. Poi so che gli anziani sono abbastanza comunque selettivi, eh? Cioè, non è che ti fanno entrare a giocare a bocce con loro, cioè loro si riesce. Ecco, no, volevo capire, San Michele è un posto veramente felice. Scusate, un'esplosione. Un'esplosione, mi sa che l'ho pure rotto. Va bene, possiamo parlare anche senza il microfono. No, stiamo qua, stavo facendo una radio. Bravo. Ah, per questo. Storico, ho tutto. Ah no, no, non è rotto. Fabiana, vabbè, capito, scusate, mi stavo parlando addosso. Prova. Dico, quindi, dei divertiti, cioè, nel senso, uno, tu c'hai ricordi di primo bacio qua al Sant'Alessio. Qual è la tua storia con Sant'Alessio? Che ci sono arrivata qui nel 97. Quanti anni avevi? 14. Non eri mai stata in altri posti? No, e non avevo mai visto nessun altro che potesse avere un problema simile al mio o peggiore, che io sono gravemente ipovedente, quindi ancora un pochetto qualcosa. E quindi per la scuola, perché quando io sono entrata al Sant'Alessio, il Sant'Alessio era prettamente connesso all'istruzione, allo studio, quindi c'erano molti studenti delle super, studenti medi e universitari, e qui si trovava l'assistenza per poter frequentare e studiare, quindi era stracolmo di gente. Infatti tu mi raccontavi che poi in realtà eri una delle più preparate, perché poi alla fine ti toccava... sì, che ti facevano mangiare, tu dovevi studiare, se no non c'è stavi qua dentro. E qua c'è, così mentre arrivano anche, se magari si aggiunge anche il direttore, no, il presidente, scusami. Il presidente arriva. Ok, aspettiamo anche che arriva anche Emilia Verginelli dall'altra parte di Roma, siamo venuti. Allora, qua c'è Giulia. Giulia, no, che tra l'altro qui sta il Sant'Alessio da quanto tempo? È da 2 anni. Da 2 anni, sì. E però tu, per esempio, un'altra cosa, tu lo saprete che a Sant'Alessio fanno corsi diretti. Conoscevi Swan, però. Ho provato a raccontarglielo. Ma la generazione di oggi... Cioè... No, ero curiosa di sapere, a parte la battuta su Swan, in realtà la cosa veramente interessante, e tra l'altro ora cercheremo di passare nel podcast il lavoro che state facendo, il laboratorio di rap qui a Sant'Alessio. Noi ci vediamo ogni giovedì. Quindi per venire a sentire bisogna fare le poste il giovedì qua? Teoricamente sì. Ma soprattutto noi il giovedì ci vediamo per circa 2 orette, scriviamo nuovi pezzi, nuove canzoni. Guidati da? Da Antonio. Antonio che... Sì. Immagino sei un operatore, un applauso Antonio. Immagino che Antonio è un operatore, ma sei anche un amante del rap, no? Immagino, quindi hai unito queste due... Sì, in realtà sono... Sei un musicista. Sono un musicista. Immaginavo così, infatti scusami. Sì. No, no, per carità. Sì, no, sono un tifo didatta, lavoro a Sant'Alessio da ormai 18 anni, da prima che nascesse Giulia. Da prima, Giulia, quanti anni c'hai, scusa? 15. Adesso purtroppo lavoro a scuola con lei. No, non è vero, è una fortuna. E questo è un laboratorio extra che fai oltre il tuo lavoro qui al Sant'Alessio? No, ma fa parte proprio dei laboratori, ci sono alcuni laboratori. E io, essendo un artista, insomma, ho fatto svariati album, per questo conosco Iswan. Sono molto curiosa di sentirti, tra l'altro domenica sarebbe bellissimo, non so se potete appunto come giustamente, perché poi... Quello che si è andato magari a creare, no? Quando uno crea, cerca di fare un evento, questo da chi sta fuori, no? Pensa che sia uguale. E invece giustamente ci sono delle burocrazie in questo spazio, e soprattutto, per esempio, magari avvisare 2 giorni prima un ragazzo non vedente che comunque abita a Tor Bella Monaca non è facile. Certo. Però appunto, a parte che domenica noi abbiamo questo evento con 2 grandi nomi del rap, e sarebbe bello qua dietro avere i loro ragazzi, e comunque mo chiedo subito a Swan se ci dà una base originale per fare magari appunto nel tempo che appena che finisce il laboratorio poi li facciamo proprio uscire, insomma, se ti fa piacere.
vediamo fa piacere a loro, esatto. Però ecco, a me faceva un sacco piacere oggi, ecco, sapere che in uno spazio del genere vengono fatte magari molte più cose che in una scuola, per esempio, a volte, perché se è un posto positivo in una scuola, diciamo, normale, ora uso questo termine, no? Cioè, appunto, sì, come ti raccontava Fabiana, si studia addirittura di più, si fanno laboratori addirittura più interessanti. Sì, ci sono un sacco di laboratori, in realtà, oltre al mio, c'è anche il laboratorio per ragazzi un pochino più gravi, che fanno stimolazione basale, c'è un altro laboratorio, diciamo, espressivo, ragazzi ancora più gravi, e poi c'è la palestra con il personal trainer che frequenta anche Giulia, certo, che sta a pezzi, infatti, ogni volta che ci va. Giulia gli piace più fare il pari, mi sa. Forte, sì, sì. Ma Giulia, dopo te tocca, perché noi stavo per iniziare con il radiospettacolo, no, dai, ti prego. Cioè, è da questa mattina che ci provo. Ma dai, giù, ma te pare, siamo noi, cioè nel senso, qua stiamo... E poi ci abbiamo qui, facciamo passare il microfono se... Intanto, se ti fa piacere, qua abbiamo una regista, abbiamo scoperto che lavori o sei, diciamo, come si chiama, paziente del Sant'Alessio, scusami, va bene, come si dice? Si direbbe utente, però... Utente, scusami, no, io sono qui a imparare, No, no, vabbè, ma ci mancherebbe. Sì, comunque abbiamo una web radio qui a Sant'Alessio, io sono Sonia, e c'è un progetto di web radio, e praticamente la redazione si chiama Tutta Radio, ed è una redazione di Radio 32, che è un progetto sulla salute, la salute mentale, e appunto Tutta Radio, che del Sant'Alessio, fa parte di questo contenitore. Grazie, e qui abbiamo una persona che mi affascina da quando sono entrata in questa sala. Mi affascina poco, a me affascina molto, affascina molto. È un artista, secondo me, venezuelano. È un artista venezuelano? È un artista, è evidente, cioè ha la postura dell'artista e anche la giusta spocchia che diceva questa, che vuole da me, che vuole da me. Cosa vuoi di me? Cosa voglio di te? Prima di tutto vorrei la tua postura, cioè, come dire, okay, questo fatto che entri in una stanza e uno ti nota subito e dice, ma qual è la storia del nostro artista venezuelano? Come allora, mai sei capitato al Sant'Alessio? Allora, sono capitato al Sant'Alessio perché è il termine che io uso per te, autodefinirci, e rincoglionito degli occhi, ho finito a Sant'Alessio a fare il corso per ciechi. E, oltre a fare il corso per ciechi... Che è il corso dei ciechi? Ti insegnano a far ciechi? Ah, come farsi imparare? Ma lui è un poeta. Brava, è il corso dei... Rincoglioniti degli occhi. Esattamente. E allora facevo il corso per centralinista, che era l'unica possibilità lavorativa per i rincoglioniti degli occhi. Beh, mi pare un po' pochetto come possibile. Molto poco, perché è molto riduttivo, perché il essere cieco non vuol dire che tu non sei in grado di usare il resto dei tuoi sensi, soprattutto la tua psiche, no? Cioè, potresti fare tanta roba che sì, non... Anche lo psico, appunto, hai detto una cosa giusta, tanto lavoro anche di quel tipo lì, no? Per esempio, brava, di assistenza ad altre persone, per esempio, no? Anche un eco scambio in certi casi, perché per esempio immagino che comunque li trovi bene qui, hai trovato un posto, qual è, cosa ti piace, cosa vorresti... Per me è stato un po' traumatico, perché non aveva mai avuto... E, come si dice, la quotidianità con tanti rincoglioniti insieme, e gli è stato tosto, però comunque sia mi ha aperto un altro campo, un'altra visione delle cose. Senti, posso dire che rincoglioniti degli occhi potrebbe essere il nuovo termine. Diamo un applauso, sono arrivati i nostri artisti qua, che abbiamo portato tre artisti, perché questo la visita di Dormarancia, noi portiamo a conoscere gli autoctoni di Dormarancia, portiamo dei grandi artisti e delle
guardate che bordata meravigliosa, guardate che c'è stato qua tutto. Ce l'abbiamo. Emilia Virginelli, un applauso. Emilia, che cos'è? È difficile contenerla in poche parole, però per esempio è una persona che lavora tantissimo, nonostante sia una, diciamo, una delle registe, autrici teatrali più importanti in questo momento in Italia, e lavora anche tanto e ha fatto uno dei suoi spettacoli più belli, Io non sono nessuno, parla proprio della sua esperienza in tanti anni dentro le case famiglia. E qui c'è con lei il suo pupillo e nonché collega Muradif Urzic, che appunto proprio nello spettacolo Io non sono nessuno, in cui hanno girato tutta Italia raccontando con grande sensibilità, secondo me, poesia. Ve lo diranno bene loro, però ecco, Muradif soprattutto è un break dancer. Dice break dance. Infatti quando gli ho detto venite a fare questo progetto, la poesia di Dorma Arancia, e Emilia giustamente si è posta il problema, dice ma come, in un istituto per incoglioniti degli occhi come io uso, e come la break dance, ma che Muradif magari, cioè, non vorremmo essere fuori luogo. Invece abbiamo scoperto che qui fanno corsi di danza e corsi di rap basali, stimolazioni di vario genere, e vi dico che Muradif va a ballare persino me, quindi secondo me era la persona giusta da avere. E poi abbiamo Benedetta, che viene tra l'altro da Riccia, dal lontano mondo da Riccia. Non so se il nostro venezuelano conosce a Riccia, la sua portietta, e no, Benedetta è una poetessa, attrice anche lei, anche una stand up comedy. E anche lei lavora tantissimo nel sociale, infatti un po' la nostra idea era anche di presentarveli, perché magari sono degli artisti che non è detto che non coinvolgeranno magari Sant'Alessio, che non sarebbe bello che Sant'Alessio coinvolga su dei progetti per lungo termine, perché sono delle persone molto impegnate nel sociale, molto fighe, lo stesso Ice One, sono certa che le basi... Quindi noi diamo inizio allo spettacolo. Comunque, scusami, volevo dire, ho avuto la possibilità anche di conoscere altri amici che di una o altra forma facevano teatro, e abbiamo fondato un gruppo che si chiamava soprattutto prima, però si chiama ancora, e Compagnia Punti di Vista, che facevamo teatro dei sensi. È una tipologia di teatro creata da Enrico. Emilia, hai mai sentito il teatro dei sensi? No, però mi sembra un bel nome. Un bel nome, tra l'altro, sotto i vari fronti, i sensi sono, diciamo, il grande set del momento. È un grande nome, e gli spettacoli sono veramente di una bellezza incredibile, perché praticamente il pubblico viene condizionato a non vedere, viene bendato, e lo spettacolo si svolge all'interno di un labirinto dove ti troverai tanti stimoli da percepire con tutto il resto del tuo corpo, e niente, questa tipologia di teatro è molto molto poetica e molto catartica, perché in realtà dal momento che si te eleva il senso della vista tu ti trovi a ascoltare a te stessa, no? Che la società, una delle cose che ti impone è vivere la pazzia, le streghe, la corsa e le cose, invece quando ti mettono a doverti ascoltare, questa cosa ti porta poi a una certa catarsi, a una certa pulizia, e soprattutto a quello, autoincontrarti con te stessa, che non è facile in questa società. Ok, noi diamo grazie di questo racconto importantissimo, diamo inizio al grande spettacolo, e farete parte anche voi, quindi anche quelli delle ultime file poi ci conosceremo, faremo un po' di domande anche a Chiara del Sant'Alessio e tutto. Emilia, non so se hai bisogno, ma qui noi abbiamo la cassa, anche per Muradif. Ok, vedi tu, mettiti qui se vuoi, e stiamo iniziando, e aspetta, vado un attimo alla sigla. Facciamo una sigletta. Sì,
Bentrovati al radiospettacolo La poesia di Torre Arancia, la storia di un quartiere popolare raccontata e cantata con le parole del mondo, con la direzione artistica di Giulia Nania e Cristiano Armati. Ci troviamo al terzo atto di questo strano format che si è creato per le strade qui di Torre Arancia, un format che è il terzo appuntamento e che si sta svolgendo da un luogo molto particolare, con un pubblico che è seduto qua ad ascoltarci. Vi stiamo parlando dal Sant'Alessio, un luogo pieno di storie che in questo momento si stanno avvicinando all'ascolto, un punto di riferimento per la disabilità visiva e simbolo dell'inclusione possibile offerta dal quartiere. Il tema di oggi 13 dicembre, è la solidarietà. E ci sono degli ospiti che si stanno avvicinando qui sulle note che state ascoltando per raccontarci. La persona che state sentendo è Giulia Nania, la persona che ci sta riprendendo e che ci farà ascoltare delle poesie è Cristiano Armati. Gli ospiti che sono appena entrati sono Emilia Verginelli, Benedetta Badracco e Muradif Rustic e lo storico Giuliano Marotta. Oggi c'è anche lo storico. Giulia, mi dispiace, oggi c'è anche lo storico e in realtà questa è la sigla dello storico. Lo storico arriva proprio oggi, nonostante la disperazione di chi la storia a volte non la ama, con una poesia in realtà, perché la storia è anche poesia, cioè una poesia che ci racconta da dove vi stiamo parlando. Ha portato con sé un brano scritto a quattro mani addirittura. La costruzione del Sant'Alessio iniziò nel 1939. La poesia. Qui fu sita un'istituzione benefica dalla lunga storia che dal 1868 se ne contempla la memoria. La funzione principale di questo ente morale è quella di consentire ai ciechi il riscatto sociale. Alessio, questo fu il nome del santo a cui è dedicato l'istituto. Margherita di Savoia, la regina che l'ha successivamente voluto. L'opera mosse i primi passi sul Colle Aventino e qui a Torre Arancia, dal 1941, proseguì il suo cammino. Così, mentre la guerra imperversava facendo paura, l'architetto Gaetano Rapisardi progettò queste mura. Storico, lei ci ha letto un inizio di una poesia a quattro mani e in realtà qual è anche invece il racconto in prosa del luogo dal quale stiamo registrando, trasmettendo e raccontando? Lo storico, avete notato che poesia didascalica, una poesia storica proprio, per fortuna ci siete voi che potete dare a questa poesia dei piccole sfumature anche di colore, le poesie dello storico. Allora, la costruzione del Sant'Alessio iniziò nel 1939, ma in realtà venne inaugurato nel 41. La prima sede era sul Colle Aventino, vicino al Giardino degli Aranci, presso la Basilica Minore dei Santi Bonifacio Alessio. La motivazione per cui fu spostato poi qui a Torre Arancia ci viene raccontata da un giornalista della Stampa, il 6 gennaio del 41, e cito proprio l'articolo. I ciechi rappresentavano il vecchio Aventino, camminavano a piccoli passi, ma sentivano ogni giorno di più il disagio di essere circondati da troppe case, di sfiorare una vita diversa dalla loro, di udire intorno a loro tante voci sconosciute. Avevano bisogno di bere il sole ad occhi chiusi, e invece di stagione in stagione, per la moltiplicazione dei veicoli, questo beneficio si faceva per loro più raro.
Opportunatamente si pensò di dare a essi una sede più appartata, più tranquilla, più lontano dalla città. Questa è la motivazione appunto che dà questo giornalista della Stampa, ma in realtà, come forse sapete, il centro storico, quindi anche l'Aventino, subirono poi dei veri e propri sventramenti e quindi anche la disabilità era un disagio che doveva essere nascosto, per cui vennero praticamente deportati qui a Turmarancia. Oggi siamo contenti che c'è l'istituto qui, però all'epoca non penso furono così lungimiranti da pensare questa cosa. E come accolsero gli abitanti della borgata l'istituto Sant'Alessio? A Turmarancia appunto nel 1941 c'era ancora la buca di Shanghai e gli abitanti aspettavano degli alloggi, invece stavano dentro una buca che veniva appunto chiamata Shanghai perché ogni volta che pioveva si allagava. Da alcuni documenti dell'Archivio Centrale di Stato emergono i nomi di molti abitanti del quartiere che risiedevano proprio qui al Sant'Alessio e al San Michele, anche che è l'edificio qui di fronte, perché appunto dentro le baracche, come era costruita la borgata, molti ci riuscivano a stare e quindi chiedevano rifugio proprio al Sant'Alessio. E nei periodi di guerra addirittura conosce qui l'istituto l'odore della polvere da sparo. Infatti nella notte tra il 3 e il 4 giugno del 44 i partigiani di Bandiera Rossa, capitanati da Alfredo Monni, dopo un violento corpo a corpo disarmarono e cacciarono dall'istituto un gruppo di militi repubblichini che qui si erano nascosti. Poi negli anni 50 iniziarono la costruzione delle case popolari, che sono quelle che vedete su Viale di Turmarancia, che si trovano sul lato destro andando verso la Cristoforo Colombo. La costruzione partirà dalla fine del 40 e perdurerà per un decennio. Nel frattempo comunque c'era chi continuava a vivere in baracca. Storico, stai sentendo il campanaccio quello? Sì, ho terminato. Nel frattempo è arrivato pure il presidente dell'ottavo municipio, Amedeo Ciaccheri. Però questa è una cosa bella che riguarda la storia di 100 donne. 100 donne. Questa te la abboniamo, va bene, va bene. 100 donne, il 9 settembre del 55, molte anche in stato interessante, vennero qui a Sant'Alessio e occuparono tutto l'istituto perché protestavano appunto per avere una casa dignitosa, quindi vennero qui, occuparono, poi venne la celere e le cacciò, però una delegazione di queste venne accolta al Campidoglio. Ho capito bene che di donne che vedevano, di donne senza problemi. Donne della borgata vennero qui a occupare il Sant'Alessio per protestare, per ottenere una casa. Poi venne una delegazione, venne accolta al Campidoglio che, insomma, le ascoltò. Questo è anche un po' la storia. Le ascoltò, sì, prese in considerazione. Il Campidoglio le ascoltò. Allora, però, questa però è una cosa molto bella quella che sta dicendo il nostro storico. Sempre è una cosa molto poetica, che fa parte proprio della poesia di Turmarancia, da parte che scherzo su di lui, però. Cioè, io quando vado a fare gli spettacoli al San Michele, ma anche oggi che sono qui, a San Michele, per esempio, cioè io ci vivrei. Sei d'accordo, Giuliano? No, beh, insomma, dipende, però effettivamente la situazione magari anche. Cioè io ho trovato dei posti qua a Turmarancia, sì, nella mia esperienza anche di persona che ha girato tanto, anche per esempio anche in delle cliniche di riposo a pagamento, io devo dire che le attività che vengono fatte, per esempio a San Michele, le persone, la gioia che ho visto anche lì dei vecchietti, anche vecchietti insomma molto psichedelici, insomma hanno stato comunque bene, hanno trattati molto bene, diciamo, capito, sì, mio papà ce l'avrei mandato, ecco. Era frequentarlo più spesso. C'è una curiosità che lega il Sant'Alessio e il San Michele. Io quando venni qui nel quartiere mi raccontarono che c'era un tunnel sotterraneo che partiva da sotto il sagrato della chiesa e raggiungeva il San Michele. Lo sapevate? Qualcuno di voi la sapeva sta cosa? No, sono le cose che piacciono solo a voi storici. Però in realtà poi ci siamo messi a cercare sulle mappe qui dell'istituto e non c'era nulla. Allora, no, Alessandres, De Alessandres, il nuovo duetto, pronti? Allora, volevo chiederti per te, Alessandro 1, scusami se uso questo, Alessandro number 1, se
Qual è il tuo ricordo più romantico del Sant'Alessio? Io? Ah, più romantico? Forse l'inizio, perché io ho iniziato qui, vabbè, io lavoro da quasi 20 anni qui, però ho iniziato come utente, non dico da 40, ma poco ci manca, no, scherzo, diciamo fine degli anni 80, quindi un po', vabbè, a parte il sagrato, la chiesa, insomma, dopo è cambiato, ma all'inizio, più che romantico, è un po' strano, perché ovviamente vivendo sempre in famiglia, vabbè, poi sono venuto qui, ho fatto le medie, ho fatto l'insegnamento del conservatorio. Ah, quindi sì, sono musicista anch'io, sì. Quindi siete un vergognoso. Tra l'altro, vabbè, qui c'è un, vabbè, apro una parente, come dice qualcuno. Qui c'è un fortepiano, un antico strumento restaurato da poco. Vabbè, se capita più tardi. Vediamo. No, a parte tutto. Sì, diciamo gli inizi, tra virgolette, perché come dicevo prima, ho iniziato qui facendo la scuola medie, che c'era un progetto di... Qui tu hai studiato qua dentro, poi te studiavi fuori qui e facevi di recupero? No, io studiavo, cioè facevo tutto qua. Tutto qua. Casa e bottega, senso, perché la scuola stava qui, appunto qui, noi affettuosamente lo chiamavamo salone, che poi è ripartizzato appunto sale riunioni, ma insomma, qui ci facevamo le feste, insomma. Sì. E poco più là... Famose queste feste, è già la quarta festa. Sì, okay. E poco più là c'è un corridoio lungo, dove adesso ci sono alcuni uffici, e c'erano le scuole medie. E nell'altra ala, che vabbè, qui noi chiamavamo maschile prima, adesso chiamiamo la nord, nell'ala sud, che era la femminile, più là sempre c'era il conservatorio, dove ho iniziato tutto. Quindi, visto che mi stavo preparando una poesia finale con il nostro Cristiano Armati, mi sa che sarei tu, se avrai piacere, se ci fai l'onore, di sonorizzare questa poesia che abbiamo pensato di Neruda. Ho capito già cosa fare, Ok, benissimo. Sì. Allora, adesso sono un jazzista, improvvisatore. Ho capito, infatti io non voglio essere una puta quando me l'hai detto. Adesso passo la parola, che poi dopo intervistiamo anche gli altri, anche Alessandro D'Ambergiù e Margherita Schumacher, la nostra radiowoman, sa dove dobbiamo andare. Microfono, scusateci, siamo un po' impacciati. I racconti che stiamo ascoltando sembrano un po', alla fine, racconti anche di una famiglia, non trovi, Giulia? Ma magari fossero così le famiglie, Esatto. E sì, dietro al concetto di famiglia in realtà ci sono tantissime sfumature, e c'è qua una persona alla quale ci piacerebbe chiedere un po' di raccontare che cosa intende lei con famiglia e che cosa ha anche raccontato in uno dei suoi ultimi lavori, e darei il benvenuto alla regista dello spettacolo Io non sono nessuno, Emilia Verginelli. Ciao a tutte e tutti. Aspetto che mi fate delle domande, ovviamente. Mi sentite? Sì? Sì. Mi dà fastidio la musica? No, è molto allegro. Ecco raggiunto il secondo microfono. Eccoci, si sente? Eccoci. Ciao, benvenuta. Ciao. Volevo chiederti di che cosa racconta il tuo spettacolo. Olè. In una parola. Ma in una parola, sì, ma è una musica allegra. Non è meglio la musica. Emilia Virginelli, stiamo parlando di Io non sono nessuno. Io non sono nessuno è esattamente l'abito di Babbo Natale che ho portato qua con me, e che racconta un po' questa impossibilità di nominare delle relazioni molto lunghe nel tempo, delle relazioni che accadono all'interno di spazi, luoghi dove si condivide il tempo, dove si passa tanto tempo insieme, ma dove si fanno
fanno anche tante cose insieme. E così a un certo punto questo titolo me lo ha suggerito Muradif, che è qui con noi dall'altra parte della stanza rispetto a dove sono io, sta laggiù. Eccolo. Si vede che è un break dancer. Buonasera. Questo spettacolo parla di un lavoro che fa da tantissimi anni senza neanche, forse lavoro la parola più sbagliata, che fa Emilia. Da tanti anni lei, oltre a essere una santa del teatro, perché ha uno spazio che si chiama Fibizzano 27, che ha dato, che dà a tutte le compagnie teatrali che passano in Italia, a Roma, non lo dà come sala di prove, ed è già questo un atto molto generoso. Poi da tanti anni non è né un lavoro né un atto generoso, è da tanti anni a che fare con le case famiglia, e soprattutto porta, credo, principalmente il tuo lavoro nel teatro, cioè più che altro salvi il teatro portandolo nelle case famiglia. E questo suo spettacolo, io l'ho visto la prima volta a Short Theater, che è un festival molto importante a Roma, che dove passano grandi, diciamo, compagnie anche blasonate. Ecco, a me sembrava che Emilia stesse veramente parlando ai suoi colleghi, dicendo: guardate che c'è anche un tema più legato al sentimento da portare a teatro. E questo spettacolo che io ho visto tipo 10 volte e che tutta Italia continua a vedere, girare, dimmi una di se sbaglio. No, perché ogni volta Emilia mi fa sempre sorprese così. Ah, non ti ha spiegato niente? No, a parte che va benissimo così, che sì, ci piace molto questa cosa della messa in mezzo, che sia io e Emilia che siamo famose per mettere in mezzo la gente, ma Muradif, più che altro tu sarai costretto, non te famo parlare, non ti preoccupare. Non è per parlare, no, così mi sballa sta cosa. Che non sape niente. Parlare un po' dello spettacolo e poi balli. E poi ci passi, no? Se non se la sente di ballare, a me piacerebbe anche solo che gli facciamo sentire un pezzo dei ragazzi qui del Sant'Alessio, e magari se ti va ci improvvisi qualcosa, ma se no, no, insomma, non c'è. Sì. Cioè, lei non sei costretto. Ok. E poi ci abbiamo anche un musicista del conservatorio, a me piacerebbe pure se vedete ballare sul jazz, poi vediamo. Emilia, no, quindi Emilia ha portato questo spettacolo e parla soprattutto di famiglia. Ecco, scusami. Più che di famiglia, non so se vi è mai successo a voi che vi hanno fatto questa domanda, no? Che vi chiedono di una persona che non è proprio un parente, ma vi chiedono che relazione avete, ma voi che rapporto avete, e tu ti ritrovi a dover usare un po' delle parole che sono: ah, è come una sorella, è come uno zio, è come... E in realtà quelle parole non riassumono quella relazione. Quindi in realtà nel rapporto anche tra me e Muradif, no? Che non è che posso dire, so, Muradif è come mio fratello, non ce l'ho un fratello, oggi, così, o come... Hai risposto quindi... come risponderebbe tuo fratello. Ma noi abbiamo cercato una parola, cioè la domanda iniziale dello spettacolo è proprio legata alle relazioni, cioè chi sono queste persone con cui tu passi tanto tempo insieme ma non sono veramente famiglia, nel senso di ruoli, di nome, che non c'è un nome definito, che non sai come chiamarlo, tipo, so, io e te, che non siamo fratello e sorella, ora una sorella ti chiama e ti dice che ha bisogno di qualche cosa, mentre una persona con cui tu passi tanto tempo insieme. Come qua dentro a Sant'Alessio. Sì, no? Tra di voi, no? Una sorella ti sembra normale, non lo so, che ti chiede qualche cosa, ti senti in dovere di aiutarla, mentre una persona con cui tu passi tanto tempo insieme, tutta la vita, e questo rapporto, questa relazione non ha un nome, che fai? Ti senti meno in dovere? E Michael, che è anche con noi, proviamo a rispondere in realtà ballando, costruendo delle scatole di fiammiferi con sopra le fotografie di tante persone con cui abbiamo avuto un rapporto, un'amicizia, abbiamo fatto cose insieme, scoppiamo merendine, non so se avete presente le merendine della Kinder quando le scoppi, quando proprio sbombo, come hai fatto te. Però la cosa bella che mi piaceva di portare Emilia qui da voi era perché appunto quello che si chiede nel suo spettacolo Emilia è proprio qualcosa che mi piaceva l'idea
mi piaceva l'idea di chiedere a voi, cioè le persone, per esempio Mila, tu sei arrivata adesso, però c'è cioè Fabiana, no, che è stata una delle persone che conosco meglio qua a Sant'Alessio, poi ne conoscerò spero meglio tutti. Qua Fabiana mi ha detto, io qui ho dato il mio primo bacio per esempio al Sant'Alessio, cioè in un posto che teoricamente appunto non dovrebbe essere famiglia, da quello che ho capito. Anche tu, infatti prima ti ho chiesto il ricordo romantico, ho cominciato a parlare di sagrestia. Ma anche là abbiamo degli operatori, come abbiamo detto, che utenti, scusate ragazzi se uso dei termini, magari Muratif, ma io dico il microfono, ti va di andare giù da loro a chiedergli il loro ricordo romantico e anche chi è una figura che qua dentro magari è diventata quasi un familiare. Allora, noi siamo una radio con John, Sonia e Costanzo Napoli, sono 32, la trasmissione, però noi abbiamo un legame, se parliamo di giorno malancia, con la concorrenza, ovvero con San Michele, perché io innanzitutto sono musicista, ho dirigito un coro del Centro Anziani e ho fatto dei concerti nel Centro Anziani di San Michele, innanzitutto. E poi noi siamo tutti con la 32, perché noi siamo andati fuori onda, che è nata all'interno del San Michele, perché a San Michele ci sta anche il CSM, che è il centro di salute mentale, nel quale hanno problemi persone come noi, utenti, proprio con problemi psichiatrici, e abbiamo creato 10 anni fa questa radio che si chiama Radio Fuori Onda, presso il San Michele. Quindi anche noi abbiamo una storia traumatica di 10 anni, e poi dall'altro c'è la mozzarella, quindi dopo loro quindi mi confermi questo fatto che nonostante non si dica abbastanza, questo è un quartiere oggettivamente di due posti, cioè qua già stanno uscendo fuori appunto lotte de radio, grandi feste, cioè ecco, si è capito perché non si è raccontato traumatica, perché di base qua c'è sta la vita vera. E no, volevo sapere appunto, però anche questo ci interessa, cioè vi rendete conto, nonostante appunto ora non voglio rendere tutto semplice, però ecco, questo quartiere come lo vivete, siete grati, siete felici che, di quello che avete costruito con questo quartiere in questi anni, anche magari partendo anche da una condizione che inizialmente non era facile, questo lo voglio chiedere anche a Giulia, no, che sta qui, Giulia è giovanissima. E sì, aspetta che Giulia è giovanissima, è una ragazza che qua fa rap, studia, fa tante cose. Lo conosci un po' Torbarancia, ti sta piacendo venire qui, percepisci anche questa cosa da questo quartiere? Beh sì, cioè mi piace venire qui, no va bene, avrei fatto a meno, però essendo che sto qui comunque sì, mi sto trovando bene, ma soprattutto dall'anno scorso, da quando ho cominciato a fare nuove amicizie e a frequentare il laboratorio rap, perché, come dire, sì, ho scoperto una nuova realtà, quindi diciamo che sì. è un qualcosa che ti ha portato a possono creare magari anche in un posto dove non stiamo, non ti preoccupate, il microfono, in un rapporto, cioè se si sono creati dei rapporti già adesso di nuova famiglia, di nuovi amici, qualcosa, cioè come li vuoi chiamare, perché poi quello di cui si interroga nel suo spettacolo è come chiamare queste persone a cui uno vuole bene, con cui costruisce dei rapporti nuovi, se non legati dal dovere. Sì, si sono creati rapporti a parte con magari anche gli operatori proprio in sé, comunque dopo un po' diventa un altro tipo di rapporto, poi anche con i
amici del laboratorio, poi vabbè soprattutto con un ragazzo in particolare che è diventato il mio ragazzo. Ma che in realtà è nato come laboratorio di musica rap, ormai è diventato tipo amici di Maria De Filippi. C'è gente che litiga, amori, amicizie, è un po' complicato. Riguardo il rap, non so se se la sente, perché in genere nel laboratorio cerchiamo di fare pezzi di gruppo, insomma, quindi certo. Difficilmente fanno... Ma se per esempio dopo Marilyn Moore di ballasse, per esempio, e c'è un... Ma per me va bene, dipende un po' da lei. Vabbè, cioè, ci possiamo provare, perché no? Magari l'aiuto io, dai. Dai, dai, ciao Giulia! A chi passo il mic? Il mic può andare ad Emilia Verginelli, perché volevamo ascoltare qualche cosa del suo spettacolo, se si può. Un pezzo piccolo. Ma in realtà sono tanti... Anche perché mi piacerebbe portare il Sant'Alessio a vedere se ci sarà una nuova replica. Mi piacerebbe portare il Sant'Alessio a vedere, io non so. Sarebbe stupendo. Comunque, Giulia, rispetto a quello che dici te, anche rispetto al rapporto che si crea, con io per esempio insegno teatro in casa femminile, ho insegnato tanto tempo teatro, e per esempio a un certo punto c'è questo momento in cui io racconto che Muradif ha 9 anni, perché adesso Muradif ha 23 anni e io ne ho quasi 40. E a 9 anni Muradif non lo vuole fare proprio teatro, non ha nessuna voglia, siamo dentro una casa famiglia che potrebbe avere più o meno dei corridoi e delle stanze, o comunque c'è un po' di passaggio, quindi si affaccia davanti alla palestra dove di solito facciamo lezione, dice che state a fare, dico teatro, vuoi provare? Lui fa no, grazie, prende e se ne va. Dopo un po' si riaffaccia, osserva e fa, ma a che serve? Allora qualche anno dopo, e qualche anno dopo io lo vedo rotolare, proprio letteralmente, rotolare sotto un portico, gli faccio Muradif, ma che stai facendo? Io lo guardo e gli dico, e a che serve? E così poi dopo, questo è un pezzettino che c'è durante, anche proprio per non rispondere perché. E qui noi su queste due cose che sono il teatro e la danza probabilmente ci incontriamo in un luogo altro a cui sempre non sappiamo rispondere, forse non risponderemo mai. E la possibilità anche attraverso il teatro di poter uscire un po' da noi, e quindi a un certo punto, forse un po' più avanti nello spettacolo, quasi verso la fine, racconto che una volta sarei voluta essere Jessica, perché Jessica una volta eravamo a teatro e stavamo facendo un'improvvisazione sul mare, sai queste cose che si fanno a teatro, quindi c'erano tutti i bambini, le bambine, eravamo proprio tutti pesci che nuotavano nello spazio. A un certo punto Jessica proprio inizia a urlare, però forte, proprio con le lacrime vere, proprio tanto forte, proprio c'è Jessica, che succede? Ho paura! E faccio, ma di cosa hai paura? Cioè, la balena! E faccio, guarda Jessica, allora, guarda, nessuno ha scelto la balena, sono io la balena. Allora io la guardo, seria, negli occhi, gli dico, Jessica, ma non puoi cambiare pesce. E lei mi guarda seria negli occhi, risucchia le lacrime e ricomincia a nuotare così come se nulla fosse. E qui poi dopo noi andiamo avanti con tutta una serie di interviste e tanti ruoli che ci circondano, che circondano la vita di un bambino, una bambina in casa famiglia, e tutte quelle domande che arrivano dal fuori della casa famiglia, no? Quindi sei un'associazione, sei autorizzata, sei un'educatrice,
sei un'operatrice, sei un'assistente sociale, sei la suora, sei la maestra delle elementari, sei il giudice, sei l'avvocato, sei il genitore adottivo, sei il tutore, sei l'avvocato, sei tutte, a un certo punto le domande cambiano e continuano ad essere ancora più, vogliono sapere il perché, dove lo trovi il tempo, ma veramente vai tutti i giovedì, non ne hai saltato neanche uno, e quindi cosa vuoi, chi sei, vuoi un figlio, insomma alla fine io sono Emilia. grazie Emilia, ma ho una curiosità rispetto a voi che state qua al Sant'Alessio, vengono fatti laboratori di teatro o anche spettacoli di teatro, c'è un percorso sull'approccio al teatro? Uno dice, no, vado a vedere uno spettacolo, per esempio, partiamo da queste cose che noi diamo anche molto per scontato nei verbi, chiediamo al nostro artista venezuelano, scusami artista venezuelano, ma ti userò come personaggio della trasmissione radiofonica, teatro ne fai, ne vedi, e qui a Sant'Alessio viene proposto, si va su altre discipline? Per diciamo dire. Che noi abbiamo... Noi abbiamo fatto, noi mi riferisco sempre al gruppo Compagnia Punti di Vista. Siamo nati da un laboratorio fatto nella università con il creatore di questa tipologia, questa filosofia teatrale, ma poi facevamo le prove e anche spettacoli qui all'interno del Sant'Alessio. Esatto, e adesso è ancora viva questa compagnia? Diciamo che ci siamo ridotti a tre, che vogliamo ancora risalire, perché siamo troppo presi delle grandi emozioni che ci dà questa tipologia di teatro. Che poi c'è questo eterno problema, Emilia, no? Secondo me, del teatro, quello più noto, che si distingue molto, cioè addirittura sono stata varie volte a dei festival di teatro sociale, come se fosse una cosa diversa dal teatro, no? Dimmi se sbaglio. Tu che prima hai detto giustamente la cosa dei sensi che io non amo le categorie, esatto, non amo le separazioni, quello che è, ma così come per me il teatro lo possono fare tutti e non c'è bisogno che è anche il motivo per cui esiste questa Fivizzano, che sicuramente Fivizzano 27, se non sbaglio, è uno spazio che, per esempio, conoscendo Emilia tranquillamente, Emilia c'è bisogno che la compagnia Punta di Vista c'ha bisogno di un po' di giorni di prove, cioè prende da, proprio perché un po' il suo modo di fare teatro appunto non ha distinzione. Alessandro, volevamo chiudere perché qui effettivamente vengono fatti anche laboratori di teatro e c'era un racconto. Sì, è una volta che possiamo assolutamente riprendere anche il progetto di Davon con la compagnia Punti di Vista, perché è anche già appeal il nome, lancio questo appello. Però all'interno del Sant'Alessio, sono Alessandro Napoli, faccio parte del gruppo comunicazione, è attivo di fatti un laboratorio teatrale, Mostra Pagliacano, che ho prodotto la voce che potete sentire se vi capita di telefonare al Sant'Alessio i numeri istituzionali per i messaggi rimandati in automatico, e proprio oggi stanno un gruppo di queste persone che fanno il laboratorio con Stefania, stanno rappresentando presso il Teatro dei Documenti qui di Roma uno spettacolo sullo stile di quello che raccontava il nostro ospite prima, quindi con un approccio molto sensoriale, girando tra il pubblico rigorosamente bendato. Sì. Abbiamo parlato di arti e ci siamo parlati a che cosa servono. C'è una forma d'arte che per eccellenza a volte viene tacciata quasi di essere inutile, e ne abbiamo qua, oltre naturalmente a Giulia, di essere povera. Povera e inutile. E abbiamo qua vari rappresentanti, e l'ospite che però vogliamo ascoltare oggi è Benedetta Badaracco, poetessa che Giulia... ha voluto fortemente, che mi ha fatto scoprire tramite i suoi versi, che ci ha portato qualcosa da ascoltare. Intanto benvenuta. Grazie mille, grazie per questa possibilità di essere qui, che nulla è scontato.
Ecco, anche questo fa parte della poesia. Non dare nulla per scontato. Perché la poesia è anche un po' tornare a, forse a delle origini, no? Quindi mi ricollego anche al concetto di Emilia dell'identificazione. Quindi un po' smantellare questo concetto dell'avere, forse un po' tornare indietro. Infatti alcuni versi che riprendono sono... Mica perché parli come uno storico, te. No, 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 non parlo come uno storico, anzi, perché c'è anche questa sfaccettatura, no? Dell'essere un po' genuini. Quindi io in realtà, e Giulia lo sa bene, io scrivo in dialetto romanesco. O a ricciarolo, come vogliamo dire. Quindi, abbiamo subito le parole. Facciamo così? Sì, dai. Ok. Allora, usiamo anche un pochino l'immaginazione, quindi andiamo anche... Anche le mani. Benissimo. Oltre ai sensi, immaginiamo per avere queste poesie la Margherita. Che ci paga la Margherita? Ci fai mamma? Non mamma. Certo non ci paga. Non mamma. Mamma, non mamma. Vabbè, io con la storia delle Margherite ho sradicato tutti i fiori dei gatti. E poi ci prendono un giro. Anzi, studiamo un giro da soli. Ho un giorno messa a contarli uno per uno sti pedali. Sono sempre 21. 3, 4. E il risultato non cambia. 6. Poi ci hanno preso un giro con la storia dell'oroscopo, sì. Per prevedere il futuro, l'amore, il denaro. Poi ditemi quanti, dove ti ho visto pure a te, Non sono stati a Ponte Milvio per coronare, per sigillare un amore. E poi infine Facebook, Instagram e social di ogni genere. Non sai perché oggi l'uomo la donna della nostra vita, la cosiddetta anima gemella, si trova e si cerca con un click, con un like, con un mi piace, Però una volta non era così. Una volta i telefoni non esistevano. Quindi ti piaceva una donna? Dice, non è che la chiamo, gli mando un WhatsApp, no? Te mettevi dietro una sedia, te la guardavi, te la spizzavi, te ci innamoravi, c'è una storia lunga. La pazienza, l'attesa. E noi andavamo di corsa, ci avevamo da fare un tutorial di ogni genere. Ma che possiamo fare noi oggi nel 2022 per tornare a quel sano romanticismo della volta? Ecco, io ci provo, anzi ci proviamo tutti, Oggi stiamo qui a Santa Alessia, in modo che anche la poesia sia ancora viva. E perché giù, quando io ho iniziato a scrivere, io ho iniziato a scrivere sulle origini, su dove sono nata e cresciuta. Perché io sono nata qua, io sono nata a mezzi campi e mezzi fiori, e io sono nata nell'orizzonte più bello, con laghi, con l'erba infinita, e ci sono cresciuta, vabbè. Oh, quando ero ragazzina, a me mi piaceva sporcarmi con la terra, Oh, ma chi se ne frega se ogni tanto mi sgrugnavo ste ginocchia? Io volevo sentirne parte di quella natura. E poi mi ricordo che il sabato mattina noi andavamo a camminare per i sentieri. Ecco, lì ho imparato i nomi delle piante. E a sentire il rumore di questi passi. Una. Oh. Oh, vabbè, magari ogni tanto mi perdevo, Ma facevi conti con me stessa, sola e con l'aiuto di nessuno. Sono cresciuta così. E la solitudine. Ma la sono fatta mica. Certo, mo che sono una donna mi guardo un po' intorno, ma che te vedo? Ti vedo pure attivi. Oppure vedo ragazzini che con la terra non ci hanno mai giocato. Se la sono dimenticata. Al buio della sera e ci hanno paura della notte. Aprite l'occhio al mondo e godetevi di quello che ci avete, perché non è scontato e perché tutta sta vita deve essere assaporata. Bisogna liberarsi da ste cadere. Qua c'è da
invece oggi. E un applauso a Benedetta Vanderazzo, la nostra donna radio saprà fare la domanda giusta a Benedetta, e io te ne farei tantissime. Mi è piaciuto, io ecco, vi sto portando degli artisti che poi mi auguro che con più calma facciamo un bel evento con Chiara qui a Sant'Alessio, perché ci piacerebbe, che credo che sono entrambe due figure molto interessanti con cui o portare loro a vedere uno spettacolo di Emilia, di Moradif, oppure invitarli qui anche con il laboratorio, per esempio con Benedetta. Lei, insomma, mi piacerebbe tantissimo. Se vi piace, è che veniamo qua. Ho due domande per Benedetta. Una molto semplice, volevo sapere quanti anni hai. Quest'anno 30! Okay. 30, tondi tutti, quindi 30. Mi piacciono questi 30 anni. Ci piacciono? Ah, beh sì, mi piacciono. Poi ti volevo dire, ho letto dei versi su Facebook, dei tuoi versi, ascoltando solo il cuore, il battito, le frequenze della vita non già inquinate. Volevo chiederti da che opera sono tratte e che cosa ascolti maggiormente. Ok, io ho iniziato a scrivere nel momento in cui, o meglio, non iniziavo a scrivere, a portare in scena dei miei versi, quando sentivo l'esigenza un pochino di distinguermi, nel senso, mi ero un po' stufata giù di portare sempre i stessi monologhi degli altri, ho detto, sai che c'è, porto le cose mie, però nella verità, e la verità di noi artisti, non lo so, fatta non solo di felicità, ma anche di dolore. Poi esaminando lo stesso dolore, si rientra un po' in una dimensione che riguarda appunto l'ascoltarsi, soprattutto ascoltare poi il cuore, l'amore di noi stessi in primis. Quindi poi questo mi ha portato a un flusso di far riemergere l'inchiostro, portando anche per strada, ovunque, anche ad Artena, ho collaborato con la casa famiglia di Artena, tutti questi ragazzi, che ci siamo un po' immersi anche in questo mondo poetico. E allora lì mi è venuta subito questa poesia sulla malinconia. Perché si scrive meglio nella malinconia. Allora io direi che però sulla malinconia abbiamo il musicista Alessandro, con il pianoforte. Che come vedi malinconico, guarda. Io sono giusto per questa situazione. Sperimentare, a noi ci piace tanto sta cosa di un po' seguire gli studi. Abbiamo Alessandro, abbiamo pare un top level pianoforte. Ora vediamo, perché lui si millanta essere un pianista di un certo tipo. Anzi, Ale, ti faccio questa richiesta io: preferisci un po' sulla malinconia o sui ricordi? Che bello, sarà la stessa. Sì. Si scrive meglio nella malinconia, chissà perché, quando siamo tristi si aggrappiamo alle parole, alla canzone e pure a Dio, qualcuno alla bottiglia. Qualcosa dall'esterno, qualcosa da distante, e non sentisse fragili. Ma se strategie c'hanno vita breve, che è tutta un'illusione. È la piede del momento, il cuore tuo già lo sa. E per uscire da sto labirinto, non è che si recita la felicità, ci tocca affrontare questo maneggio duro. Guardalo da vicino, ma senza sputargli in faccia, perché la cenere vita è la più intima realtà per capire chi siamo veramente.
la forza che ci metti. Ale, sai quanto siamo bravi a dire. È questa cura dell'anima che ci muove gli occhi, a darci le speranze. E ci arriva un vent'anni. Grazie a voi, grazie a Alessandro e a Benedetta Valeracco, qui è nata anche un'altra collaborazione stasera che è il nostro desiderio più grande. E qui abbiamo altri ospiti di questa serata, mentre si prepara la performance e anche un altro intervento del nostro storico che oggi l'abbiamo messo un po' troppo all'angolo, e invece c'è bisogno di definire le ultime chicche del nostro radio. Già preparato? Sì, è pronto, carico. Ma tra l'altro qua ci abbiamo anche il presidente, dopo che Amedeo probabilmente per motivi di lavoro è un attimo uscito, ma poi voglio vedere anche cosa significa avere un presidente, un municipio, avere San Michele e Sant'Alessio. E adesso volevo chiedere a voi, intanto Margherita, occupate della questione Muradif. Pronto. E una domanda che faccio invece spesso proprio fuori tema, sembrerebbe, e invece secondo me è molto a tema. E lei la signora? Anita, signorina Anita, che cos'è l'amore? Cos'è? Alessandro, facciamo un sottofondo tipo Maurizio Costanzo Show, dai. Perfetto, che cos'è per te l'amore? Anita adesso ce lo dirà. Non è l'amore, a parte quello plastico quando si innamora, le relazioni, cioè l'amore secondo me è a 300. Perché 380 o 360? E invece qui per il maestro? Io non l'ho conosciuto, quindi cosa per dire? Scusami, te mi fa la cosa, non hai ancora conosciuto la maniera, questo deve essere il tuo primo obiettivo. Cioè qua noi stiamo a fare altre cose, dobbiamo fare l'amore. Oh, e per te che cos'è l'amore? Ah, l'amore è ciò che ci fa star bene. Quindi anche le cose pratiche, oltre alle cose sentimentali, ovviamente, che sono la base comunque dell'amore, ma fare cose che ci piacciono, insomma, no? Quindi anche quello che fai qui a Sant'Alessio fa parte del tuo... Ma oggi sono venuto proprio perché voglio bene a Alessandro Napoli, che è un nostro collega di Radio 32. E qui abbiamo il presidente dell'ottavo municipio, Amedeo Ciacchi. Io volevo chiedere ad Amedeo, che è stato un grande piacere che sia qui, e non è da tutti i presidenti del municipio trovare anche questo tempo, chiedergli che cos'è, che significa essere presidente del municipio che ha San Michele e Sant'Alessio. Anzi, per favore, questa è una cosa che ti volevo proprio chiedere, perché alla fine tu ti sei preso... 23. Cosa? 23. Buciate... Qui sono nato. Allora aspetta, Alessandro, musica per il nostro presidente, facciamo Maurizio Costanzo Show. Allora, Amedeo, c'è anche lì il presidente dell'ottavo municipio, ci dirà che cosa significa avere nel proprio municipio il Sant'Alessio. Non si interrompe il Costanzo, non si interrompeva mai. Alessandro è bravissimo, guarda, oggi avete una grande occasione, perché ho avuto l'occasione di sentire Alessandro in tante occasioni, una volta in un concerto bellissimo che ha fatto sull'Appia Antica, lo ricordi Alessandro, sì. Il capo di povero. No? Avevo letto che c'era questa... Una cosa meravigliosa. Cioè, grazie mille Giulia, grazie di tutto quello che hai fatto per immaginare questo programma insieme a tutte le persone che hanno collaborato per questa iniziativa. Io sono da spettatore qua con voi a godere di questa occasione e lo dico senza battute, è una grande fortuna, nel senso che poter avere sul territorio una collaborazione con due luoghi come il Sant'Alessio e il San Michele mi permette di avere un confronto con due comunità che sono cresciute all'interno di questo quartiere, in qualche modo costruendone la sua identità nel corso del tempo. Ho sentito parte dell'intervento di Giuliano Marotta, come raccontava, anche delle contraddizioni che si costruiscono dentro una comunità, no? Nella sua crescita, e quindi anche quello che è successo in questo territorio nel corso di questi lunghi decenni, da fino al momento in cui siamo. Quest'anno
saranno i 90 anni, anzi l'anno che viene saranno i 90 anni della fondazione di Tormarancia. E però qua non ci sono solamente due esperienze di servizio, ci sono due comunità che sono costruite attorno a dei servizi, ma che hanno saputo raccogliere in qualche modo la sfida di attraversare il tempo e di fare una cosa, poi dire solamente questa cosa, di attraversare il tempo e di provare, per me è un sogno per il futuro e anche un progetto per il futuro, ma l'hanno praticato queste due comunità, a rompere i muri di una vecchia concezione dei servizi alla persona. Il Sant'Alessio e il San Michele sono due strutture che sono circondate da muri e quindi questi muri hanno nel corso degli anni costituito anche un ostacolo al rapporto tra il territorio e queste strutture. E però quello che è successo nel corso degli ultimi anni, di un po' di anni a questa parte, è stato che le attività, le comunità che sono cresciute all'interno di questi luoghi hanno provato a rompere i muri, se non fisicamente, nell'immateriale. Radio 32, ad esempio, è un'esperienza da questo tipo e la trovo Radio 32 a fare puntate nei luoghi più diversi del territorio, no? A costruire delle collaborazioni e dei racconti. Ecco, rompere i muri è sempre una cosa in qualche modo sacrosanta in un momento storico in cui i muri si alzano e si tengono separate le persone e si bloccano i movimenti e i desideri e le aspirazioni. Quindi per me è veramente una fortuna, ecco. È un piccolo 23 che ho avuto l'occasione. Ah, in quel senso, ecco, che ho avuto. Qual è la musica del 23? Se dovessimo fare la sigla, esatto. Dopo ce la inventiamo. No, però possiamo fare un applauso a Matteo Ciaccheri, presidente del Comune di Civio. Adesso andiamo verso la fine di questo radiospettacolo. Non abbiamo niente da insegnare al Sant'Alessio e il nostro storico concluderà, quindi andiamo adesso a schiaffo. Un grande ospite per noi, io ve l'ho portato, ve l'abbiamo acciuffato, Muralif non è che è facilissimo avercelo, nel senso stiamo parlando di un artista che libero come non mai, e non so come abbia fatto anche Emilia, credo che mi dice proprio la sua perseveranza, come anche raccontato nel suo spettacolo, poi a contenere Muralif in uno spettacolo teatrale, perché qua stiamo parlando di uno dei più grandi per me danzatori di break dance che abbiamo in Italia, e ovviamente non è, magari è spesso si esibisce anche per strada, in contesti dove possiamo creare, quindi ecco, mi fa piacere che lui sia qui con noi, perché non è esattamente, come dire, il suo habitat, ma so che lui lo trasformerà nel suo habitat. Muralif è con noi, un grande ospite, mi fa piacere che ci sia. Perché magari in futuro potremmo fare anche una delle sue lezioni di break dance qui al Sant'Alessio. Sarebbe per me un grande piacere se si potesse fare questa cosa. Metto una basetta così, soft. E poi forse abbiamo Antonio e Giulia che intervengono. Allora il microfono. Uomo, mamma, abracadabra, arabassa, piatra, male e furia. Viene violentato, le vite nell'inviato, spaventato, ancora da cerchia. Soffia di soffi, giù con i buffi, non dorme con chi, lo fiami con coffi. Tocchi le baffi, tieni i graffi, per via degli schiaffi, mi cinge i disastri. A se frega, a forza, brillano, fasci, ballano, fasci, trovano. Se non c'è di boom, di testa nella lomba, Italia con boom. Io come zoom, domino, dormirò, dormirò, cambierò, sbaglierò, sbaglierò, sbaglio, un altro per coniglio, un altro tanto figlio, la fine del figlio. Ok, ma non tutti sanno, tutti pensano che l'hip hop sia solo la musica, no? Ma in realtà è un errore. Perché l'hip hop è come un pianeta, una bandiera pianeta che si chiama hip hop. All'interno ci sono 4 micropianeti, dove ci sta la break dance, c'è il writing, ci sono gli MC, almeno ci proviamo, e ci sono i DJ, i produttori, e
chi fa una determinata cosa in realtà fa hip hop, lui fa hip hop, io faccio hip hop, chi scrive sui muri fa hip hop. È una cultura molto interessante che in pochi conoscono. Complimenti. Grazie Antonio, grazie anche a Giulia, è curiosissima di sentire le barre dei tuoi artisti, delle ragazze, tra l'altro sì, sono molto diciamo, più interessanti. Poi dopo romperemo le scatole sia a Muradif Guys One per Amir per fare dei duetti insieme ai ragazzi del Sant'Alessio. Si parla dei grandi nomi dell'hip hop e sono certa che saranno felici di farlo. Adesso noi andiamo verso la fine dello spettacolo, cioè abbiamo lo storico Margherita, c'è tutta la scaletta. E c'è pure Giulia, no? Con la sorella. Cioè, no. Dai, a me Giulia, se Giulia se la sente. Come che non se la sente? Ma anche se non ha, dai. Adesso mai più. Dai, Giulia, dai, facci sognare. Allora, facciamo anche bella, proviamo. Giulia, Giulia. Senza base, senza base. Dai, Giulia. Tanti ragazzi fanno, come per esempio rubare per avere dei soldi o magari fanno altre cose per avere dei soldi loro. Quindi comunque tramite la musica riesco anche a esprimermi. Sì, diciamo una parte dove gli altri poi ci entrano, ma quando decido io. Cioè, quando mi sento pronta. Mi piace, è vera sta cosa, giusto? Lo spazio. Grazie, visto che sei timida, basta. Ma no, diversamente timida, come dicevamo, com'era? Incoglionita. Attenzione, questo suono ti ricorda che è arrivato il momento dello storico. E infatti mi arriva un biglietto tra le mani con scritta un'altra parte della poesia che abbiamo iniziato a leggere prima. E questa poesia recita: nel 1987 lascia il passo la cattolica confessione ad un più laico patrocinio della regione. La congrega delle religiose ferventi fu sostituita da ripetitori, obiettori ed assistenti. È noto che il tempo passa e che si rinnova la brezza. Le nuvole si schiariscono, dando speranza all'incertezza. Adesso si vogliono aprire le porte alla cittadinanza, abbandonando l'isolamento che portò a una sorda ignoranza.
Ora si fanno corsi e laboratori di tango, scrittura e discipline orientali. Si allestiscono seminari, spettacoli e labirinti sensoriali. Sant'Alessio fino alla metà degli anni Ottanta era un istituto religioso. Era coordinato dalle suore, pensa un po' che nome che c'avevano, le figlie di Nostra Signora Monte Calvario. Le suore andarono via e lasciarono spazio a figure professionali laiche. Ci sono sei numeri da ricordare, che sono 113 e 517, che sono le leggi. La prima legge, la 113, obbligò nel 1985 le strutture pubbliche, le aziende private ad assumere come operatori telefonici i cintralinisti non vedenti. E infatti qui a Sant'Alessio iniziarono i corsi di operatori telefonici. Mentre la 517 invece elimina l'obbligo di iscrizione alle scuole speciali per gli alunni portatori di handicap. Infatti dagli anni 80 il Sant'Alessio aprì la porta anche ai ragazzi normodotati che potevano frequentare e fare le scuole medie qui. E viceversa anche le scuole della zona, che Socrate, Borromini e Rousseau, potevano accogliere gli alunni non vedenti. Il rapporto era come nel calcio, ossia tre studenti per ogni classe, mentre nel calcio diciamo sono tre extracomunitari per ogni squadra. Ah, sì, effettivamente. Quindi a metà degli anni Ottanta iniziarono a circolare per il quartiere, cioè si notavano molto di più i non vedenti. Un punto di riferimento, come diceva Fabiana, era il bar di Gigi, che stava qui a Viale dei Scalchi, che adesso si è trasferito a Via dei Lincei, sempre qui in zona. E se passate c'è anche un murale che abbiamo disegnato dedicato a lui. E poi una cosa importante, una peculiarità di Dottor Marancia, che forse è stata il primo quartiere in Italia ad avere i lodges. Che sono i lodges? Io ero bambino, pensavo fossero... Non è che mi vai gentrificato il marancio, guarda che i vari di lodges. No, i lodges sono i binari, quei binari che troviamo sui marciapiedi, sulle strade, che orientano con il bastone non vedente nella strada. Io quando ero piccolo, cioè non l'avevo mai visto, l'ho visti qui per la prima volta. Molti pensano che servono per farci passare i trolley sopra, magari, quando stai alla stazione. Perfetto. Sì, io ci ho pensato. Okay, invece no, servono per fare orientare col bastone. Poi sempre se assisti lodges, noi ci stanno i monopattini in giro, li lasciano molto spesso in mezzo alla strada, non so se vi creano difficoltà. Fabiana, intanto la sento che bestemmia. Ma come? Se tu sei Sant'Alessio, in un'istituzione così religiosa. Quando sei nelle zone religiose, più ti avvicini alle situazioni religiose, più te ne distacchi. Infatti ci vorrebbe anche su questo molto più sensibilità. Posso dire che il monopattino è proprio la cosa che penso di più è quello. Cioè io quando corro in bicicletta e mi trovo in mezzo al monopattino e dico, cioè penso proprio alle persone non vedenti, soprattutto ai disabili quando sono vicini alle scale, cioè li lasciano sempre davanti alle rampe. C'è una cosa che mi manda fuori di testa il fatto che non si parli di questo tema. Possiamo spiegare alla comunità perché il monopattino è dannoso a non vedere, lasciato in maniera disordinata per strada, perché sembra un vezzo. No, se tu Alessandro, chi Mario di te ce lo può raccontare, io ci posso solo lontanamente arrivare, ma tu lo devi raccontare perché ce l'abbiamo bisogno. Allora, la comunità dei non vedenti spiega al territorio perché il monopattino lasciato disordinatamente su un marciapiede è pericoloso. Perché molto spesso il pianale d'appoggio del monopattino è più basso di uno scalino. Quindi automaticamente nell'oscillare il bastone, evidentemente se si segue il lodges, quindi seguendo la linea del lodges, capita di saltare quell'ostacolo. Può capitare. Soprattutto le persone più anziane o che hanno meno fermezza sulle ginocchia, con niente arrivano di faccia a terra. E quindi diventa molto pericoloso per la sicurezza delle persone. Questo se passa sul territorio, io credo che il territorio risponderà positivamente a questo nostro appello. Ora non so se mi piace anche io, però per esempio questa per me è una cosa... Cioè, mettere delle mine anti-uomo... Sì. No, vabbè, ma si tratta di questo, non è che stiamo parlando di altro.
cosa completamente... Manca l'incuria stessa della strada, con i cani, sì. Sì, però senza allargare, cioè, di questa trama del monopattino, cioè, mi sembra talmente assurdo che la gente non pensi, cioè, sta pagata a livello che non si pensi un minimo. Perché nessuno ne ha coscienza che ci sono anche persone che non vedono, visto il fatto. Volevo chiudere concludendo i versi della poesia che ha iniziato prima Margherita, che ha scritto insieme a Valerio Sannetti, che era tempo con il San Paresi. Valerio, tra l'altro, ha una bella storia d'amore qui con sua moglie, si sono conosciuti qui, il compagno di medie. E la poesia la potete leggere, c'è anche un QR code per vedere, per ascoltarla qui fuori al Sant'Alessio. Allora, facciamo che, essendo una poesia dello storico in collaborazione, ti farò una musica bella. Oh, oh, tu viandante che ti imbatti in questi versi, ricorda che si può essere uguali in modo diversi. Magari già passasti per questo cammino, ma tale storia non si pose sul tuo destino. Forse qui davanti ti trovasti, chiedendoti e volendo sapere. Ora conosci una nuova vecchia storia sul luogo noto del tuo quartiere. Grazie. Con questi versi ci ha salutato per questa puntata lo storico Giuliano Marotta, che ci sta raccontando via via, applauso, che ci sta raccontando via via nel corso di queste quattro puntate di radio e di poesia che cosa sia, che cosa si cela dietro a Tormarancia. E volevo chiedere alle ospiti di oggi se conoscessero queste storie, se c'è qualche cosa che vi ha colpito dei momenti che avete ascoltato, anche di questo luogo stesso. Conoscevi per esempio il Sant'Alessio? Sapevo assolutamente che c'era il Sant'Alessio, ma non ne sapevo niente, non conoscevo la sua storia, non conoscevo, non avevo neanche visto la struttura, eccetera, però sì, sapevo, so che c'è. Benvenuta. E invece Benedetta? Non conoscevo il Sant'Alessio, anche perché essendo dei castelli romani queste situazioni qui non mi era mai capitato, però è stata una bellissima scoperta e la cosa proprio che mi ha molto affascinato è vedere ragazze come Giulia, che sono una fonte fortissima, uno stimolo per guardare il futuro magari con occhi, con sensazioni diverse. Quindi grazie Giulia. Grazie a voi e andiamo al termine di questa mi preparo per la sigla, si prepara anche il nostro Alessandro Pianoforte, perché vi stiamo per regalare un'ultima collaborazione e vi volevo ringraziare tantissimo. E non avete visto nulla del Sant'Alessio? E
E siamo arrivati alla fine di questa terza puntata che ci racconta Torna Arancia con Radio e Poesia, Radio Spettacolo pensato da Giulia Lania e Cristiano Armati. Vorrei fare un grande applauso innanzitutto per loro e poi a cascata tutti gli ospiti che sono stati qui, che hanno parlato al microfono e anche suonato a sorpresa. Emilia Virginelli, Benedetta Dal Dracco, Muradif, lo storico Giuliano Marotta. E vi volevo dire che la Radio Woman ha pronunciato Baldracco invece di Benedetta Baldracco. Quante volte succede? Questo. Ti domani? Fidanzata, un applauso alla fidanzata dello storico Fabiana! Un applauso soprattutto a Cristiano Armati, Nicoletta Artilei di Red Star di Zero Book, e grazie a loro e con loro che facciamo questo progetto. Nascerà un documentario, e nascerà un podcast, in realtà un archivio molto visitato di questo quartiere, e Silvia Scipioni che è qui con noi sta documentando in una chiave doppia sociale. Andiamo al finale. Alessandro, un applauso. Alla... Abbiamo qua anche Giulia che c'è qua, non mi vuole salutare. Prego. No, volevo dire che ci fa piacere che abbiate scelto Sant'Alessio per questo incontro. Avulso dal territorio. Ma mi parla come lo storico anche lei. Non ho seguito i discorsi vostri prima, quindi non vi ho copiato. No, mentre noi vorremmo, ecco, sempre più essere inseriti nel territorio, perché riabilitazione anche per un non vedente, cosa significa? Quando mi sono rotto il polso col motorino, no? Mi hanno riabilitato l'arto, me l'hanno fatto rifunzionare. Ecco, vi siete mai chiesti allora perché il centro Sant'Alessio fa la riabilitazione dei ciechi? Quando l'occhio non c'è più proprio, eh? E allora cosa significa riabilitazione? Significa mettere in moto, no, tutti quegli accorgimenti, quelle tecniche, quelle tecnologie, dall'informatica al bastone bianco, che permettono il massimo livello di reinclusione. E questo significa dialogo col territorio. Quindi noi abbiamo bisogno, ecco, di dialogare con il territorio. Ecco, questo vi ringraziamo oggi. No, grazie. Volevo farvi una domanda. Prego. Sì. Allora, anzitutto le volevo chiedere, con quello che ho chiesto al presidente Ciacchini, per lei che cosa significa? Ora, al di fuori di queste risposte che immagino anche per il suo ruolo le richiede, insomma, quelle più istituzionali, e per lei che significa essere a capo di una cosa così oggettivamente straordinaria, no? Con un valore così profondo che può aiutare, può oggettivamente fare bene a tante persone, che cosa le emotivamente, è una cosa che lei sente come una responsabilità, come una, cioè, o si è abituato, come anche sano che sia, a fare questa sua missione? Ti posso dare una risposta proprio personale, fino in fondo, ecco, fino in fondo. È talmente affascinante, anche per le cose che si apprendono, no? Che io vi posso dire che i primi anni che ho fatto il presidente l'ho fatto all'interno di un contratto compensato dal Sant'Alessio. Dopo, ecco, con la legge Madia che ha creato delle incompatibilità, no? Io non avrei più potuto fare il presidente perché c'era l'impossibilità di pagarmi. Ebbene, sono vari anni che io lo faccio di cuore e gratis, ma non solo, siccome c'è una responsabilità verso le persone e verso un patrimonio, il rischio che corre un presidente è sempre alto. Quindi mi costa anche l'assicurazione che devo pagarmi. Un applauso, abbiamo capito che dobbiamo aprire un altro centro per le persone un po', come si dice, troppo generose, quasi un po' matte. Un applauso, e io ho portato qui insieme a tutta la ciurma delle artiste importanti che mi farebbe piacere, proprio che lei, visto che dice che questo riccio lo vogliamo aprire,
Ecco, mi piacerebbe per esempio portare lo spettacolo di Emilia qua dentro, di Benedetta, si parla insomma di grandi nomi del teatro, della... insomma siamo tutti qua disponibili, quindi... Allora, che spero proprio che domani riusciamo ad approvare il progetto, che partirà subito, di ristrutturazione, perché già abbiamo messo da parte i soldi, del teatro, il meraviglioso teatro che abbiamo qui sotto. Quindi dovrebbe partire proprio nei prossimi giorni. Domani abbiamo una riunione con l'architetto per approvare il progetto. Sarà per il territorio. Bene, benissimo. Finiziamo sul corsale, vi salutiamo con un momento straziante di profonda poesia, vi dico solo Pablo Neruda letto da Cristiano Armani con Alessandro al pianoforte. Alessandro, lo scappi? Arrivo. Guarda che ti metto un monopattino là. Vi salutiamo, Margherita, la donna radio vi saluterà come a dovere e introduci con la tua voce solente. Ricordo l'appuntamento di domenica sul cinema, saranno ospiti nella sede di Red Star Press, dove torneremo, la conoscerete, a Viale di Torno Arancia ci saranno Mirissa e Swan e Paolo Calabresi e parleremo di cinema. E adesso però chiudiamo in poesia con Cristiano Armani. E lì lo sai che fecero? Lo sai e sei d'accordo? Porta. Qualcosa accadde ed è colpa tua, ma tu non saprai, tu non sapevi. Ora io ti avverto, non puoi lasciare così le cose. Dove hai il cuore? Tu hai una bocca, mi stai guardando in modo strano, sembra che improvvisamente sappia che ti manca una mano, i due occhi, la lingua o la speranza. Ma è possibile, per possibile, Juan o Diego, che perda qualcosa di tanto necessario senza che tu te ne accorga, senza che te ne renda conto. Camminavi addormentato, cosa mangiavi? Non guardavi gli occhi della gente, non sei entrato in un treno, in una baracca, in una cucina e non hai visto la luce mascherata, non hai visto le mani di chi va e viene, non sono solamente le sue mani, è qualcuno, è qualcosa. Cosa che ti cercava, tu non guardare da un'altra parte, perché non chiamo il tuo vicino, è te che sto chiamando. Gli altri mi dissero, chiamalo, siamo soli. Le foglie appena nate dalla primavera domandarono, che fai Pedro? Io non lo so, non riuscii a rispondere. E dopo il pane di ogni giorno, e il cielo, con le stelle, tutto, mi domanda dove vivi? Dove vive Juan? Dove vive Diego? Diego si è perduto, loro si sono perduti, insieme ai soli, e ogni giorno sono soli tra il silenzio e le mura, mentre tu, io, che facciamo? Fumiamo, ecco, fumo, circoli arabeschi, anelli di fumo, anelli di fumo. Dov'è la vita? No, non fuggire ora, tu mi aiuterai. Darei un dito, una parola, un segno tuo, e quando dita, segni, parole camminano e lavorano, qualcosa apparirà nell'aria immobile. Un solitario suono dalla finestra, una stella nella terribile pace notturna. Allora finalmente dormirai tranquillo, perché sarai parte del suono che arriva dalla finestra, sarai parte della luce che spezza la solitudine. Pablo Neruda, ode alla solitudine. Thank you.